Signori, eccovi. Eccovi qua che vi dico, vi annuncio quello che è la mia scelta come squadra per la carriera di FIFA, quella ufficiale, FIFA 21. Il campionato sarà quello turco, perché dopo anni in cui sono andato prima, cioè prima in Danimarca, cioè il primo anno fece carriera del genere, l'ho fatto in Arabia Saudita perché mi ispirava un po' quel mondo lì, quell'ignoranza lì un po' magari, insomma, quella parte araba lì. Poi sono passato al campionato danese, poi quello rumeno l'anno scorso avete visto. C'ho voglia di tornare in quelle parti un po' arabe, un po' maghreb, e quindi allora sono andato al campionato turco. Ho cercato, provato a vedere squadre, campionato turco, vedere quale si potesse prestare in qualche modo una carriera, quale che può essere una qualsiasi, quasi che potete avere una storia interessante, qualcosa che valga la pena. Ebbene, io vi leggo la storia, qua la leggo su, da Wikipedia, della squadra che ho scelto, ovvero il Karagümrük. Dici che non sa chi che squadra è il Karagümrük. Ve la leggo. Club Sportivo fu fondato nella primavera del 1926 grazie a Mutar Bey e ai suoi amici, con l'unificazione delle squadre giovanili del AC Çeşme e del Karagümrük sotto nome di Karagümrük İdman Yurduspor Kulübü. Come colori sono scelti rosso e nero. Vabbè, fino a qua. Dal 1932 al 1933 sconfisse tutte le avversarie incontrate nella Coppa della Repubblica e vinse il torneo. In questo periodo si aggiudicò anche il trofeo Partito del Popolo. Negli anni 30 ebbe delle difficoltà nella divisione locale del campionato, ma alla fine della stagione 41-42 vinse il campionato di calcio di Istanbul. Immaginate che possa aver avuto un premio, una promozione, campionati superiori, un riconoscimento. E no, invece gli hanno tolto il campo. Gli hanno tolto il campo. A seguito di questo storico successo, l'iniziativa del ministro della pubblica istruzione Hasan Ali Yücel, il campo fu a gioco fu tolto e il club assegnato al Vefaspor Kulübü, che all'epoca si trovava nel distretto di Eminönü, mentre il Karagümrük Spor Kulübü cessò l'attività e rimase inattivo fino al 1946. Cioè, 4 anni in attività solo perché, così come premio per aver vinto un campionato. E vabbè, comunque. I rossoneri, che ripreso attività col nome di Karagümrük Gençlik Kulübü, un turco per club che sta per club giovanile Karagümrük. Karagümrük. 14 luglio 1946 si iscrisse al campionato di quinta divisione nella stagione 46-47 e arriva al primo posto per 2 anni di fila. Così, nella stagione 55-56 Karagümrük Spor si piazzò secondo e nel 58-59 fu promosso nella massima serie, vincendo il campionato di seconda divisione, quindi già arrivò in Serie A. Rimase 5 stagioni in fila nella massima categoria del campionato turco. Il club rimase imbattuto in campionato nella stagione 58-59 fino all'ultima giornata del girone andata, quando a causa della sconfitta per 3-2 contro il Galatasaray perse la vetta classifica, per cui chiudere al quinto posto. Bella storia. Nel 1958 il Karagümrük aveva concluso l'affare più costoso della storia del calcio turco sino a quel momento, acquistando le prestazioni di Kadri Aitak nel Galatasaray per 57.500 lire turche. 23 gennaio 1959 la ragione sociale del club divenne Karagümrük Spor Kulübü, nome mantenuto fino al 28 giugno 1961. Nel 93 retrocesse in seconda serie a causa del penultimo posto, arrivando penultimo, rimase in seconda divisione fino al 1969, quando dovette ripartire dalla quarta divisione. Non so, non si è capito perché, cioè,
cioè, tipo radiazione, sono ripartiti dalla quarta divisione, tipo dalla la serie D turca praticamente. Nell'80 si ritrovò in seconda serie, quindi è risalito nell'80. 82-83 vinse il campionato sotto squadra di Osman Oddman, ma poi riscese di nuovo all'ultimo posto della massima divisione nel 83-84 causa una nuova retrocessione. Sale e scende praticamente. Finirono 4 stagioni in seconda serie. Nel frattempo il club cambiò nome in Fatih Karagümrük Spor Kulübü. Retrocesso in terza serie, addirittura poi scende in terza serie nell'87-88. Karagümrük ottenne una nuova promozione nel 88-89. Ma una nuova retrocessione in quarta serie giunse, cioè poi fa terza serie, seconda, poi non so, altra radiazione, quarta serie, seconda di nuovo. Poi, seguita da una nuova caduta, il club finì in Bocelsel Amateur League alla fine del 96-97. Ah, è la quinta divisione, praticamente l'eccellenza turca, quindi sono finiti l'eccellenza turca, così di colpo. Vabbè. Il ritorno alla quarta serie, nella quarta serie avvenne alla fine della stagione 99-2000 e il ritorno alla terza serie nella stagione, quindi poi hanno ripreso a salire di nuovo, nella terza nel 2002, promossa in seconda divisione 2003-2004. L'anno dopo la squadra retrocesse e poi Serie B, nuova Serie C, terza serie, dove rimase per 3 anni, precipitando in quarta divisione nel 2008 e nella Bocelsel Amateur League nel 2009. Quindi dalla terza di nuovo, quarta, quinta di nuovo, tipo all'eccellente. Vinto il campionato, poi scese in quinta divisione, ma venne addirittura poi retrocessa d'ufficio in sesta, quindi altra divisione, retrocessa di un ufficio in sesta divisione, cioè sesta divisione in Italia sarebbe campionato di promozione, cioè questi sono arrivati giù fino al campionato di promozione turco, cioè giusto per far capire. Vinto il campionato in sesta divisione nel 2009-2010, 2012 quella in quarta, 2014 in terza, 2019 in seconda divisione, e da neopromossa vinse e arrivò attualmente arriva alla serie turca. C'è una squadra con dei sali scendi radiata non so un sacco di volte, e sali scendi è arrivato dalla Serie A alla promozione turca, così come un ascensore impazzito. E questa è già una storia incredibile di sali scendi che non so nella storia del calcio dove possa trovarsi. In più, questo club ci sono dei giocatori delle vecchie conoscenze del campionato italiano, vecchie conoscenze come Viviano, Luca Spiglia, Bertolacci, Borini, e poi ce n'era anche un altro, credo Zucanovic, ex Genoa e SPAL, Zucanovic, quindi un sacco di ex calciatori della Serie A, quindi cioè, capirete voi insomma che non potevo non scegliere questa squadra, era proprio destinata per me. Quindi avete capito che squadra vi troverete davanti, avete capito perché, signori. Ci vediamo martedì 9 febbraio, ore 13, comincia un'altra avventura. Alla prossima.